C'era mister, allora era importante partire bene con una vittoria in casa anche per quel processo di finite da ritrovare con il tifoso, una squadra comunque in crescita bassa rispetto a Terni, nonostante la sofferenza finale dovuta alla stanchezza, io penso che abbia vinto anche con me. Allora, dobbiamo essere contenti per il risultato, che in questo momento qua è importante fare punti e poi perché magari ci aiuta nel percorso di crescita. Però le partite di inizio anno dobbiamo essere bravi a considerarle, diciamo, per quello che sono, che ancora le squadre non sono ben assestate, quindi si vedono ancora dei lavori strani in campo. Noi dobbiamo pensare e dobbiamo rimanere concentrati alla crescita della squadra, perché comunque abbiamo delle potenzialità, io l'avevo detto, e dobbiamo affinare il tutto, perché comunque ancora oggi abbiamo tante cose su cui andare a lavorare che magari potevamo fare anche meglio. Senti, sicuramente c'è da affinare molte cose, però una cosa mi pare già visibile è l'intesa tra Donnarumma Ma questa è una prerogativa, se vi ricordate all'inizio dell'anno. Io ve l'avevo detto, noi lavoriamo tanto su questo lavoro qua e i due attaccanti devono essere sincronizzati tra di loro, si devono muovere per cercare di svolgere questo tipo di lavoro che hanno fatto oggi. Oggi l'hanno fatto veramente molto bene. In altre partite eravamo troppo statici, troppo fermi, però comunque sia si può fare ancora meglio, soprattutto sugli spazi che magari vanno ad aprire loro. Diciamo oggi abbiamo visto parecchie cose molto meglio rispetto alle altre volte, quindi questa è una cosa che dobbiamo anche prendere in esame per dare continuità a queste cose positive, perché comunque adesso abbiamo Palermo che è un'altra partita veramente impegnativa dove bisogna andare a tirar fuori una prestazione sopra le righe. Non vorrei farmi prendere dai facili entusiasmi, mister, però facendo un'analisi un po' più approfondita e considerando che oggi mancavano Veseli, Levan e Piu, mi pare di scorgere che questa squadra ha molte soluzioni, molte alternative, perché penso magari alla grandissima prestazione di personalità di Simic e anche un Terzé, alla grande prestazione di Bennacer e quindi sono entrati dopo che hanno avuto un impatto molto positivo. Questo può essere anche per lei un grattacapo, fra virgolette, perché ha tante alternative, quindi sarà chiamata a scegliere le soluzioni migliori. Può essere questa però una delle armi in più in questo campionato che sappiamo lungo e lungo grande. Allora, io proprio prima della partita, nella preparazione della partita, nell'ultima riunione che ho fatto, ho detto proprio queste parole alla squadra. Questa è una squadra che non ha 10-12 giocatori titolari, ma bensì ne ha 20. Sono tutti veramente all'altezza di svolgere un lavoro importante. Quindi di conseguenza bisogna tener conto di tutto nella scelta. Purtroppo io poi devo fare delle scelte, si va a vedere delle sbavature, delle cose, soprattutto chi è che svolge meglio il lavoro di squadra, perché le individualità io penso che non fanno risultato, mentre invece quando oggi per esempio io ho fatto due cambi con Lollo, con Zaic, quando sono entrati molto molto bene, sempre tutti a servizio della squadra, è chiaro che si riesce a vincere, quindi l'obiettivo è lavorare sempre per il bene della squadra tutti e poi chiaramente le scelte le faccio io e bisogna essere anche bravi ad accettare magari delle scelte che possono essere non giuste. Senti, si diceva della possibilità di cambiare molto, no? Nel corso d'opera, e oggi abbiamo visto anche un assaggio, sei partito con un trequartista, quindi 4-1-2, e volevo capire intanto il tuo giudizio su come si sono mossi, soprattutto Krunic, che era insomma, il giocatore preposto a svolgere quel ruolo, e poi anche Zaitz, e poi ti chiedo se può essere questo il modulo di partenza anche per le prossime gare. Ma guarda, noi diciamo che abbiamo la nostra quadratura, anzi lo dobbiamo ancora trovare, ancora più solidità, dobbiamo essere ancora più bravi in tutto, però è chiaro che abbiamo una base, un lavoro di base e a seconda poi delle partite ci vogliono degli accorgimenti. Oggi era una partita da lavorare
in questo modo qua sotto l'aspetto tattico, perché gli abbiamo concesso veramente poco, hanno tirato due volte in porta e lì perché c'è stato un abbassamento di concentrazione e di aggressività, e questo quindi è una pecca che abbiamo avuto oggi, che non ci dobbiamo permettere, perché dice 2-0, vabbè, ok, abbiamo vinto, e invece è sbagliato, 3-1 uguale. Dobbiamo essere invece bravi a rimanere sempre con grande umiltà e grande applicazione. E, è chiaro che bisogna lavorare bene sotto l'aspetto tattico per non far giocare l'avversario. Oggi il Bari l'abbiamo limitato abbastanza bene e magari la prossima partita ci sarà qualche altro accorgimento, ma è importante quando io parlo di far crescere la squadra e soprattutto su queste cose qua. Per esempio dobbiamo credere su alcuni lavori tattici, perché oggi per esempio ci ha pagato tanto. Se andiamo a vedere anche i gol che abbiamo fatti, sono stati molto simili con dei movimenti preordinati che avevamo provato in settimana. Nella fase finale della partita, secondo me si è visto forse un piccolo difetto, questo diciamo dal mio punto di vista, che c'era una certa distanza diciamo tra la squadra e i due attaccanti, che rimanevano spesso forse un po' troppo avanti. Un tipo di lavoro che può essere fatto può essere appunto anche quello di cercare di far rientrare questi due attaccanti, che comunque hanno fatto un'ottima partita, però la fase finale secondo me partecipavano poco e si è creata un po' di distanza, ecco, non so se lei è d'accordo con questo. Sì, sì, sono d'accordo, ma là c'era di mezzo un altro problema che ci stiamo lavorando, che è l'aspetto atletico, l'aspetto fisico, perché oggi abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla settimana scorsa, anche sotto questo aspetto qui, però erano un pochettino arrivati a fine partita i due attaccanti, però lì mi è piaciuto un altro aspetto che dobbiamo evidenziare e lo dobbiamo diciamo ancora di più esaltare, è la sofferenza, perché comunque noi ci siamo messi lì volendo il risultato e quindi la squadra è rimasta compatta, è rimasta sempre concentrata e abbiamo portato a casa il risultato, quindi è un altro aspetto che dobbiamo che gli dobbiamo dare continuità, perché comunque in Serie B partite facili 3-0, 4-0 ce ne vedono pochissime. Mister, per chiudere la sofferenza, anche tutto il Castellani si è stretto vicino all'Empoli e non ha fatto mancare il suo sostegno. Allora, io questo lo sapevo, perché i tifosi dell'Empoli sono conosciuti, sono apprezzati proprio per la loro competenza, e oggi devo fare un plauso a loro, perché io ho visto tutto lo stadio che nel momenti, proprio nei momenti più di difficoltà nostra, loro si sono alzati tutti a darci una mano e quindi hanno capito il momento di difficoltà, quindi ecco perché la competenza, e ci hanno dato un grossa mano, quindi effettivamente faccio veramente i complimenti ai nostri tifosi.